Di recente è appena stato sottoscritto il rinnovo del contratto del chimico. Mi spiace perché una parte di Confindustria dice che non è un bel contratto, noi pensiamo invece che sia un contratto che regge la sfida di questo momento. E insieme ai colleghi di CISL e UIL, noi abbiamo messo al centro del rinnovo anche il tema del welfare e del welfare integrato, come è stato più volte ripreso. Non è una cosa da meravigliarsi, cioè nei settori merceologici a cui facciamo riferimento insieme a CISL e UIL, noi abbiamo più di 500.000 di persone che hanno la previdenza complementare, la metà hanno una forma di assistenza sanitaria integrativa e poi ci sono altre forme di mutualità, alcune delle quali, guarda caso, rispondono anche alle questioni che aveva sollevato Baretta stamattina. Anche i nuovi bisogni, penso al fondo dell'ENI, penso adesso Luxottica, anche qui al contratto aziendale rinnovato in questi giorni, dove fa del welfare da sempre un elemento distintivo, importante. Quindi agiamo in questo modo, perché ormai c'è una convinzione anche radicata fra i lavoratori, pensate non solo al contratto rinnovato, ma tutte le piattaforme che abbiamo preparato per i nuovi contratti che sono già state presentate, sono passate attraverso migliaia di assemblee, come nostra, come pratica sindacale consolidata, quindi la discussione è molto penetrata nella gente. Un dipendente, un dato che ho già ripetuto altre volte, un dipendente che oggi può avere il fondo sanitario, il fondo previdenza, altre forme di mutualità, non solo ha più tutele ma anche più reddito. La somma di queste risorse, quelli solo della parte datoriale dell'eventuale rendita, sono equivalenti a una mensilità, che non è una cosa trascurabile. Allora, il punto che abbiamo adesso è come queste situazioni che sono sviluppate in modo diversificato, i due dati, no? 500.000 da una parte, 250.000 dall'altra, vengono portate a fattore comune. Noi ci stiamo provando dentro i fondi e ci stiamo provando con le nostre controparti, le parti istitutive, le fonti istitutive in questo caso, e anche perché c'è la necessità di rilanciare su questi temi un'attività anche istituzionale, che non può essere solo lasciata alle parti. Noi intanto che la chiediamo, ci stiamo muovendo per conto nostro, cioè, per esempio, d'accordo con le parti datoriali, stiamo già facendo un investimento sui delegati al welfare, quindi abbiamo selezionato delle persone che hanno dato la loro disponibilità, queste sono sottoposte ai corsi di formazione specifici, avranno una dotazione informatica, avranno un accesso facilitato al fondo, creiamo sportelli volanti nelle aziende più piccole o nei distretti, utilizziamo una parte delle ore di assemblea retribuite su questi temi e non solo quando c'è da rinnovare gli organismi. Ecco. Questo è quello che stiamo facendo in premi moda, lo faremo in Foncer, lo faremo in tutti i fondi che stiamo appunto gestendo. A breve faremo una discussione su un fondo, il famoso fondo della Montedison, il FIPREM, perché per le dimensioni, ormai la Montedison non c'è più da tanto tempo, dovremmo portarlo dentro un altro fondo più grande per consolidare. Ecco. Queste sono le cose che abbiamo fatto, quindi io, chi si meraviglia che i sindacati confederali
facciano investimenti di questo tipo non conosce bene com'è. Adesso posso fare un esempio anche l'ultimo, il contratto chimico. Da tempo le parti elettorali volevano superare il pagamento della Pasqua, alla fine abbiamo convenuto che l'equivalente economico va nel fondo complementare. Sconto luce ai dipendenti del settore elettrico, superato perché figlio dei tempi, l'equivalente economico è andato nel fondo complementare. Queste sono le cose concrete che abbiamo fatto, che stiamo facendo. Ecco, ora bisognerebbe riuscire anche dal punto di vista interno dei fondi trovare tutti quegli elementi di sinergia che ci sono, che sono utili e opportuni anche per rilanciare, per superare questi numeri che prima ho dato e per arrivare a una copertura pressoché totale dei lavoratori dipendenti, soprattutto dei più giovani, per le ovvie ricadute che ha il sistema Italia sul loro futuro. Io mi fermo qui perché mi pare che di aver spiegato in poche parole quello che noi già facciamo e come, quale direzione di implementazione vogliamo prendere per il futuro. Grazie.